Grazie Presidente, ci troviamo ad affrontare, l'Assemblea Capitolina si trova ad affrontare questo ulteriore bilancio di previsione, appunto dopo alcuni anni che oramai siamo in aula, sempre nel periodo insomma, di dicembre, per affrontare dopo appunto l'approvazione del documento unico di programmazione il bilancio di previsione. Possiamo sicuramente dire una cosa, che nel corso di questi anni è abbastanza chiaro che gli interventi, soprattutto sul titolo secondo, sono aumentati nel corso di questi 3 anni, anche perché, e la delibera che è passata qualche settimana, credo l'altra settimana, adesso non ricordo, insomma, sulla presa d'atto della sentenza della Corte dei Conti legata alla gestione commissariale ha fatto capire che la strada di risanamento che questa amministrazione ha avviato, e ricordiamo che nel 2014, tra il 2013 e il 2014, tutte le operazioni e le normative nazionali sul Salva Roma, come avevano portato la città, anche dovendosi quindi sedere e mettersi seduta appunto con il Ministero per rientrare di una serie di situazioni deficitarie e quindi a quel punto con un supporto economico e con un piano di razionalizzazione, di taglio anche delle assunzioni, che di riduzione importante l'assunzione, che invece in questa consiliatura abbiamo riattivato, e se pensiamo insomma al grande numero, credo siamo oltre, se non ricordo male, e correggetemi se sbaglio, insomma oltre tra le 4-5 mila persone, quindi siamo passati da una situazione, un equilibrio diciamo, di bilancio che da una parte non permetteva, per così dire, una piena capacità di Roma Capitale di portare avanti gli investimenti e dall'altra una situazione che per così dire restringeva quelle che erano le maglie anche del perimetro assunzionale. È evidente che il perimetro assunzionale nel momento in cui questa attività, per così dire, viene limitata dalle norme nazionali, dal turnover, è evidente che ne ricade questo elemento sull'attività amministrativa dell'ente. Perché dico questo? Perché è evidente che se l'amministrazione non può, diciamo, sopperire a quelle carenze di personale, si ritrova poi e quindi magari non gestire in house o non gestire internamente determinati servizi o attività amministrative, quindi è costretta poi a dare fuori, a esternalizzare. Quindi, l'operazione politica che io vedo, prima di tutto all'interno degli ultimi bilanci di previsione e che si va quindi a consolidare è sicuramente nella spesa corrente, insomma nell'aumento, per così dire, della capacità insomma, assunzionale di Roma Capitale, ma al tempo stesso anche della possibilità quindi dell'ente di poter funzionare meglio e di ridurre ovviamente quelle che sono le spese per affidare a terzi. Quindi se vogliamo riconoscere un merito, se volete insomma secondo me l'opposizione riconoscere un merito a questa amministrazione, c'è sicuramente la volontà di reinternalizzare alcuni delle attività e dei servizi o comunque evitare che questi servizi potessero diciamo, essere come dire, completamente esternalizzati. E quindi questo avviene, come sappiamo, attraverso, diciamo, l'implementazione della capacità assunzionale. Su questo poi, passando su un altro tema del bilancio di previsione, quello che emerge in modo abbastanza chiaro è anche e su questo voglio ringraziare anche i direttori che si sono succeduti, insomma, nei dipartimenti, in particolare quelli che ho avuto modo di seguire direttamente, quindi sulla transizione digitale, trasformazione digitale, devo dire che su questo spesso si parla anche di overshooting, che poi di fatto sono degli elementi, insomma, fisiologici delle amministrazioni pubbliche, non è niente di così, diciamo, trascendentale come vuole far apparire l'opposizione. Ecco, sul tema della transizione e trasformazione digitale,
vediamo un impegno sempre più elevato, quindi spesa corrente che viene effettivamente quindi impegnata con piattaforme nuove e realizzate nel corso di questi 3 anni e che quindi anche in questo bilancio vede delle risorse adeguate e speriamo ovviamente anche nel corso di questa sessione di bilancio o comunque anche di altre variazioni possano aumentare. Questo perché dico questo? Se noi verifichiamo diciamo, lo stato degli assetti tecnologici della città, io ho immaginato, diciamo, immagino che questo possa anche qualificarsi come una cosiddetta macrostruttura digitale, nel senso noi abbiamo, l'ente ha approvato la giunta nel 2018 un piano triennale, il piano triennale ICT, un piano triennale che prevede la raccolta, diciamo, da parte di tutte le strutture dei fabbisogni legati ai processi di reingegnerizzazione e digitalizzazione dei servizi e delle attività amministrative. Quindi che cosa succede? Rispetto a questo piano triennale, dopo aver deciso l'amministrazione quali servizi voleva effettivamente rafforzare, implementare, rendere più semplici per la cittadinanza, poi sono stati nel corso degli anni messi quindi i soldi e le risorse all'interno del bilancio di previsione e con tutte le attività connesse portata avanti anche ovviamente questo tipo di impegno economico. Quindi vediamo che la spesa legata alla transizione digitale, penso anche agli interventi che sono in corso sul tema appunto del commercio e delle piattaforme legate a questo, che la Commissione Commercio e il collega Coia ha seguito da vicino anche con una serie di convocazioni e che quindi stanno andando avanti, hanno proprio come obiettivo quello di migliorare il rapporto, diciamo, tra la cittadinanza e soprattutto tra gli operatori e quindi coloro che vivono e lavorano, diciamo, in quel settore rispetto all'amministrazione. Quindi anche su questo voglio dire che una parola, insomma, di merito va spesa. Pensiamo soltanto alle nuove piattaforme che mano a mano l'amministrazione ha messo in campo legate agli strumenti di partecipazione, quindi non solo al nuovo portale ma anche alle varie piattaforme che sono state sviluppate, quindi dalle petizioni popolari elettroniche. Adesso abbiamo anche dato nel corso del documento unico di programmazione un indirizzo per rafforzare questo sviluppo e proseguire sull'evoluzione, il bilancio partecipativo che ha consentito, ha permesso, diciamo, un confronto, una collaborazione della cittadinanza. Proprio poco fa sono passati una serie di atti dall'emendamento di giunta che abbiamo approvato in aula e ringrazio ancora l'assessore per questa attività e per la sensibilità che anche la giunta sta portando avanti su un'operazione che noi riteniamo fondamentale, perché come sappiamo il bilancio di previsione è di esclusiva competenza dell'organo consiliare, quindi è dell'assemblea capitolina, in questo caso che può quindi in autonomia, previa ovviamente verifica di tutti quelli che sono i pareri, insomma, necessari, quindi contabili o i pareri legati agli interventi, è evidente che si tratta di un'operazione, di un documento fondamentale per l'ente. Ecco, immaginare che i bilanci dell'ente possano essere costruiti, in particolare abbiamo iniziato dal titolo secondo, dalle spese per gli investimenti, possano essere costruiti con la collaborazione della cittadinanza, quindi con la raccolta dei fabbisogni, perché appunto non si tratta di un referendum, ma si tratta appunto di un momento di collaborazione, di condivisione, di sussidiarietà, anche se vogliamo così qualificarla, tra cittadinanza e quindi tra singoli cittadini e amministrazione, quindi Roma Capitale, ma anche con il coinvolgimento dei municipi. Infatti nell'intervento diciamo che è stato approvato qualche ora fa, legato appunto al documento unico di programmazione, abbiamo visto anche questi, insomma, approvati. Quindi il modello che noi abbiamo immaginato, e questo lo abbiamo immaginato
anche quando abbiamo approvato il regolamento del bilancio partecipativo e negli altri documenti legati al bilancio partecipativo, è quello di prevedere appunto come obiettivo finale entro il 2025 che le amministrazioni che si potranno, quindi coloro che saranno diciamo dopo anche questa amministrazione stessa, quindi anche le prossime, possano proseguire con questa attività e arrivare ad un impegno economico e quindi anche un rapporto, quindi un patto con la cittadinanza di intervenire e investire almeno un terzo del piano triennale investimenti, almeno un terzo per il bilancio partecipativo, che non si tratta di prendere una parte del bilancio e dire ok, questa è una parte del bilancio che noi prendiamo e accantoniamo per la scelta dei cittadini. In realtà è proprio l'opposto, è fare in modo che i cittadini entrino all'interno del processo di programmazione economica per poter quindi raccogliere l'amministrazione i fabbisogni e a quel punto riuscire a individuare degli interventi che rispecchiano maggiormente le esigenze della cittadinanza. Quindi, Presidente, in conclusione su questo, si tratta di un bilancio, diciamo, di previsione che a nostro avviso corrisponde quindi politicamente all'azione politica di risanamento che stiamo portando avanti nel corso di questi 3 anni, che si va in alcuni casi anche a consolidare in modo definitivo una serie di lavori, anche a concludere quindi entro il 2020 una serie di attività. Il mandato, come sappiamo, non dura né un anno, né 2 anni, né 3 anni, ma ne dura 5. Quindi quello che a nostro avviso deve essere l'oggetto, diciamo, della valutazione, non deve limitarsi a delle valutazioni parziali che poi per carità sono sempre legittime, ciascuno ha diritto di rappresentare la sua visione, però devono avere un orizzonte che è quello appunto quinquennale, quindi quello di mandato. Quindi quello che va verificato è appunto, dico ai colleghi, quindi anche dell'opposizione, se quelli che sono gli obiettivi che abbiamo fissato, grazie, che abbiamo fissato nel corso di questi abbiamo fissato, portato avanti nel corso di questi anni, stiano effettivamente andando avanti o meno. A nostro avviso assolutamente sì, stanno proseguendo con tutte le difficoltà di una capitale e di quello che effettivamente noi abbiamo trovato e più volte abbiamo anche raccontato a in tutte le sedi, anche se spesso, e lo dico con una nota polemica, magari emergono sempre più le notizie magari parziali negative piuttosto che le numerose notizie positive di risultati raggiunti e di cambiamenti effettuati che in realtà questa amministrazione ha portato avanti. Grazie.